Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale. Io sono Diego e sono qui oggi per portarvi un unboxing, non una recensione, ma solamente uno sguardo veloce di alcuni prodotti che sono riuscito a racimolare durante il periodo delle vacanze di Natale e anche un pochino di mesi prima. Comunque, come vedete sono varie di varie aziende. E niente ragazzi, iniziamo subito con i prodotti. Vi dico subito che li dividerò per colori, quindi vedete bianchi e azzurri da una parte e poi abbiamo l'arancione in mezzo perché è l'unico diverso. E come vedete qua ci sarà un altro telefono, ma non ho altri metodi per poter, come posso dire, utilizzare un microfono e attualmente devo comprarmi un lavalier o lavalier, non so bene come si dica, quindi devo utilizzare questo attualmente. Comunque, il primo prodotto che volevo mostrarvi è l'Amazon Fire Stick. Naturalmente, come vi ho già detto, questo qua non sarà, ragazzi, una recensione, ma sarà un unboxing, ovvero vi mostrerò il prodotto, com'è confezionato, che cosa contiene la scatola e vi parlerò brevemente del contenuto del prodotto e in generale della funzione, ecco, principale. Ok, l'Amazon Fire Stick, per chi non lo conoscesse, è una pennetta con uscita HDMI che si connette a un televisore qualunque per renderlo smart, quindi fa più o meno la stessa funzione di un Chromecast, ovvero va ad aggiungere tutte quelle funzioni che non ha un televisore senza smart TV, ovvero connessione a internet, oppure per possibilità di connettersi a Spotify, a Netflix, Amazon Video, Amazon Prime, foto, in questo caso perché è prodotto dall'Amazon, e comunque tanti altri servizi che non sarebbero disponibili senza. All'interno abbiamo comunque un trasformatore, come quelli che abbiamo per cellulare, infatti ha un'uscita USB normale, ecco, come qualunque altro telefono, non è C, quindi non è una delle ultime, ma comunque il cavetto è veramente molto resistente. E va autoalimentato sempre, quindi va lasciato sempre connesso alla corrente. Inoltre la pennetta è questa qua, come vedete è molto molto piccola, ma è veramente molto veloce. Ho già provato ad utilizzare Netflix ed è veramente una scheggia, va più veloce delle TV che l'hanno già incluso, lo Smart TV, quindi devo dire che è veramente un ottimo acquisto. Costa intorno ai 60 euro e poi se siete utenti Prime potete invece acquistarlo a 29 euro, se non sbaglio a 39, quindi veramente un'ottima offerta. Inoltre nella scatola abbiamo anche un adattatore che vi permetterà di trasformarlo e più che altro di fare un passaggio. Nel caso voi non aveste una presa HDMI in buona posizione, avrete anche un cavetto che vi permetterà di allungare quindi la presa in modo tale da magari metterla in condizioni più elastiche e spostarla in modo più comodo, diciamo così. Infine ragazzi, vi consiglio di acquistarlo oppure fare un regalo a una persona perché è veramente molto molto utile, soprattutto per le persone che guardano serie TV o comunque film molto molto spesso. Come secondo prodotto vi mostrerò un prodotto dell'Anker e farò così, prima vi farò vedere i più piccolini, ovvero quelli dell'Aoki e quelli dell'Anker, e poi quelli più grossi, ovvero gli ultimi due, ve li mostrerò infine perché sono quelli più interessanti, quelli più particolari. Comunque dell'Anker abbiamo una cosa molto interessante, visto che ho il nuovo telefono, ovvero l'LG G6, ho deciso di chiedere all'Anker di provare il nuovo cavetto, il cavetto quello Type-C, perché l'LG G6 ha la presa nuova Type-C, ovvero quella che adesso hanno quasi tutti gli ultimi smartphone, anche i MacBook, quelli di ultima generazione. Come vedete, il cavetto è arrivato in questa fodera, in questa pochette veramente molto molto bella. Inoltre il cavetto è fatto con un tessuto, quindi tipo nylon intrecciato, quindi è veramente molto molto resistente. Non è troppo lungo, ma all'uscita, cioè permette lo scambio dati 3.0, quindi veloce, vabbè, come ogni Type-C adesso, perché sono le più veloci. Comunque ha un cavetto molto molto resistente e anche, inoltre è veramente molto interessante anche la confezione, quindi se volete fare un regalo o comunque portarlo in giro fa veramente un bel figurone. Passando al terzo prodotto dell'Anker abbiamo invece altre cuffiette Bluetooth, le ho provate più o meno tutte e me le sono fatte inviare più o meno tutte poiché sono tutte diverse, hanno qualche differenza tra di esse. E praticamente questa qua permette 6 ore di autonomia, sono quelle che rimangono proprio infilate nell'orecchio. Infatti io le altre due che ho provato sono tutte e due, tutte e tre, infine, buone cuffiette, ma le altre due che ho provato non mi rimanevano molto fisse nell'orecchio, poiché ho un orecchio abbastanza piccolino all'interno, quindi non mi si ferma. Ho dovuto prendere queste qua che sono un po' più stabili rispetto alle altre. Inoltre sono waterproof, quindi resistenti all'acqua. All'interno, come ogni prodotto, avrà il suo manualino di istruzioni. Ragazzi, per terra troverete un po' di casino, vabbè. Alla solita pochette fatta in, penso, feltro, non so, qualche materiale molto molto morbido. Anche questo è molto bello da regalare o comunque da portare in giro. Le cuffiette sono queste, sono molto molto semplici. Potete quindi attaccarle al collo perché hanno questo magnete abbastanza resistente. E inoltre, come ho detto, hanno 6 ore di autonomia, quindi potete praticamente caricarle la sera e portarle tutto il giorno in giro, perché più di 6 ore attaccate a un telefono di solito non ci stanno. Comunque, passando all'ultimo prodotto dell'Anker, abbiamo un altro power bank, questo qua è il nuovo, ovvero il Power Core 2 da 10.000 mAh ed è quello nuovo poiché ha la ricarica super veloce, fa
Infatti è 3.0 in uscita e in entrata, sia per caricarsi lui che per caricare gli altri prodotti. È 10.000 mAh, come vedete anche dei LED che si illuminano cliccando questa specie di cerchietto. È veramente molto veloce la ricarica rispetto agli altri, si nota la differenza. E poi c'ha la Qualcomm, la Intelligent Surge, ovvero permetterà praticamente di automaticamente vedere l'amperaggio del dispositivo che si mette in carica per distribuirgli la giusta potenza, quindi non sovraccaricarlo. Comunque darà automaticamente un amperaggio, una ricarica giusta e veloce allo stesso tempo. Anche questo presenta all'interno una pushette, la solita che troviamo per i caricatori dell'Anker, un po' più grande rispetto alle altre, non ho capito bene perché, forse per poter portare anche all'interno un cavetto come quello lì rosso che vi ho fatto vedere prima, quindi ci sta spazio anche per lui. Questa qua è veramente molto comoda, la sto portando in giro nell'ultimo periodo e devo dire che mi sto trovando veramente molto molto bene, poiché con il mio LG G6, comunque avendo anche lui la possibilità di essere caricato velocemente, fanno una coppiata veramente vincente. Passando invece alla parte destra del mio corpo, troviamo i prodotti dell'Aoki. Questo qua l'ho richiesto io perché è una cosa che desideravo da molto, ovvero la possibilità di poter rendere Bluetooth un qualcosa che non lo era. Io, a parte qua dentro, ogni volta che apriamo un pacchetto dell'Aoki abbiamo questa specie di carta di garanzia, veramente molto molto carina. Comunque, qua dentro troviamo questa scatolina molto molto piccola che ci permetterà di fare due funzioni in una sola, ovvero una specie di trasmettitore e di ricevitore Bluetooth. Di cosa si tratta? A parte che nella scatolina troviamo anche un cavetto doppio jack e un cavetto di ricarica normale con USB e micro USB, che ci servirà sempre. Comunque, di cosa si tratta? Praticamente questo oggettino vi permetterà di rendere ad esempio Bluetooth delle casse che non sono Bluetooth. Invece di attaccare direttamente le vostre casse, il vostro stereo tramite jack al vostro telefono, basterà connettere le casse tramite jack a questo arnese, a questo strumento, e automaticamente lui creerà un nuovo Bluetooth chiamato con il suo nome, ovvero in questo caso il nome è contenuto nella scatola e si chiama precisamente BRC19 se non sbaglio, e praticamente creando questo Bluetooth permetterà di connettervi tramite telefono a questo strumento che poi farà da trasmettitore o da ricevitore per poter far funzionare le casse. Stessa cosa funzionerà con delle cuffiette non Bluetooth come quelle che abbiamo mostrato prima e con tanti altri oggetti che non hanno la possibilità di essere connessi in altro modo. Io lo utilizzo anche in macchina con mia madre che ha una macchina che non ha il Bluetooth e mi fa veramente molto comodo non dover ogni volta attaccare e staccare il cavetto. Lo lascio direttamente in macchina e sono comodo e a posto. Passando infine all'ultimo prodotto dell'Aoki che pensavo di avervi già mostrato, infatti vi ho detto le cuffiette di prima che non erano quelle là Bluetooth ma erano queste qua. Comunque adesso ve le faccio vedere, sono delle cuffiette non Bluetooth quindi senza connessione a dispositivi mobile, però in questo modo potremo connetterle, ecco, quindi accoppiata vincente anche questa. Abbiamo dentro una pochette veramente molto molto bella in nylon, molto resistente e comoda e simpatica al tatto, che vi consiglio di portare in giro. Le cuffiette sono le seguenti, scusate se le ho aperte verso di me, sono fatte veramente molto bene, hanno un cavo che non si ingroviglia mai poiché è fatto di una specie di plastica particolare, quindi è veramente molto comodo. All'interno della scatolina troviamo anche i ricambi per padiglioni più grandi o più piccoli, abbiamo anche qua la carta con la garanzia di circa un anno o 2 anni, adesso non mi ricordo bene, 2 anni, 24 mesi, quindi veramente molto comodo. Questo qua lo spostiamo un attimo qui, andiamo a vedere le cuffiette, hanno questo cavetto intrecciato ma in modo particolare, sembra tipo plastica sciolta, ma adesso non so bene come descriverlo. Comunque queste qua sono delle cuffiette con jack placcate in oro, quindi ottima trasmissione della musica, quindi si sente veramente molto bene, l'ho provate. Hanno questa rifinitura in legno, quindi sono veramente molto belle anche esteticamente e possono essere connesse, come ho detto, con l'altro strumentino per essere rese Bluetooth. Lo strumentino si mette in tasca, il telefono viene utilizzato in mano senza dover avere un movimento di questo cavetto che è molto fastidioso anche sentirselo sul collo. Comunque è trasportabile tramite questa piccola pochette e le rende veramente indistruttibili. Comunque sono molto comode, non sono waterproof, ma comunque sono belle, fanno un gran figurone se le portate in giro per ascoltare la musica. Ok ragazzi, siamo arrivati agli ultimi due prodotti del video, come vedete sono questi due, spero non sia durato troppo e sono molto molto particolari. Uno di sicuro lo conoscerete, l'altro forse un po' meno, quindi direi subito di iniziare con quello più particolare, ovvero spostiamo tutto sulla destra. Ok, questo qua è un prodotto cinese, penso, o giapponese, comunque la marca si chiama Zhiyun, penso si pronuncia così, ed è veramente una cosa particolare, sarebbe un gimbal. Che per chi non lo conoscesse sarebbe praticamente un oggetto che vi permetterà di stabilizzare i vostri video in modo assurdo. Lo so che adesso tutti gli ultimi telefoni hanno gli stabilizzatori ottici o laser, però comunque non fanno la stessa cosa. Se voi
ne rendete conto quando comunque fate un video con il vostro telefono, tenendolo in mano ci sta una minima vibrazione che comunque va a disturbare il video. Utilizzando questo oggetto, che costa intorno ai 100 euro, se non sbaglio 140, poi ci sono varie versioni, questa azienda l'ha fatto sia per telefono che per GoPro che per macchina fotografica, quindi che per telecamera più che altro, quindi avremo tante possibilità di scelta. Potremo andare ad utilizzare il fare un video tramite telefono con una stabilizzazione veramente fantastica. Ve lo mostro subito. È custodio dentro questa custodia molto molto bella, anche un laccio per poterla portare in spalla nel caso dovesse andare in giro con quest'ultima. Il cavetto non lo utilizzo. Andiamo subito ad aprire la custodia, che è fatta, come vedete, di questo materiale molto resistente, perché comunque è fatto molto molto bene, ha degli ottimi materiali e se cade penso si rompe, quindi è meglio quindi sempre portarlo dentro la custodia, perché se cade veramente fate danno. Comunque costa un pochino, ma ne vale veramente la pena. Come vedete, questo qua è il gimbal, è veramente fantastico. Io l'ho già provato da qualche settimana, va configurato, ma all'interno ci sarà un manuale di istruzioni che vi permetterà di scaricare l'applicazione e anche l'applicazione per la configurazione, ovvero va calibrato, è a tre assi, quindi vi permetterà di avere veramente una stabilizzazione fantastica. Ve lo vorrei mostrare che funziona, ma adesso ho un telefono occupato e pure l'altro, quindi praticamente non posso. Anzi, Ali, parti il telefono. Ok ragazzi, sono riuscito a prendere un telefono e adesso andremo a vedere se funziona veramente. Come vedete è questo qua l'arnese, come lo strumento diciamo, e va messo in carica poiché ha una batteria interna e ha anche due prese di ricarica nel caso voleste caricarlo in modo più veloce. Comunque io l'ho già calibrato, voi dovete calibrarlo tramite l'applicazione, è veramente molto facile, ci sta il QR code sulla scatola, basterà scannerizzarlo. Va acceso con un pulsante, può essere comandato tramite questo schemino qui, quindi basterà adesso metterlo in posizione. Perfetto, in questo modo qua, anzi dall'altro. Adesso ci inseriamo il telefono, che va fissato per bene, sennò lui non riesce a stabilire bene il peso. A questo punto, dopo averlo inserito all'interno del gimbal, basterà tenere premuto il pulsantino rosso per qualche secondo e come vedete si accenderà e dovrebbe stabilizzare lo schermo. Ecco qua che si è stabilizzato. A questo punto, come vedete, spostando il telefono a sinistra o a destra, comunque tenendolo fermo, praticamente controllerà le vibrazioni in modo da rendere comunque il video più piacevole e con un ondeggiamento che non viene notato comunque durante la registrazione. Che dire, è veramente molto molto bello come oggetto. Poi ha un telecomandino che permette anche rotazione dello smart nel caso volesse cambiare la sua direzione senza spostarlo direttamente con le mani. E niente, veramente un gioiellino. Potremo anche effettuare lo zoom tramite il dispositivo, perché ha un'applicazione a cui viene connessa tramite Bluetooth, quindi potremo controllare il nostro smartphone direttamente dal gimbal. Dopo averlo configurato è veramente molto semplice da utilizzare, quindi vi consiglio di provarlo. E niente ragazzi, passiamo subito al prossimo oggetto. Ok ragazzi, infine come ultimo prodotto abbiamo un tripode o un treppiedi della Andoer che mi è stato inviato. Qua mi devo alzare, spero mi si veda. Il prodotto è veramente molto molto interessante poiché ha due funzionalità oltre a quella del treppiede, che adesso vi mostrerò. A parte che è veramente molto comodo da portare, come vedete. Ok, come vedete è all'interno di questo comodo contenitore e dopo essere aperto potremo tirare fuori. Dopo aver aperto comunque la sacca avremo a primo impatto questo cappuccio e viene messo in testa al nostro treppiede per poter evitare che comunque la testa rotevole si rovini, poiché è molto molto delicata. Comunque dopo averlo estratto, ecco qua che esce, come vedete è veramente molto piccolo all'apertura e naturalmente per poterlo reinserire andrà ripiegato correttamente. Comunque andiamo un attimo ad aprirlo e come vedete è molto facile da aprire e da manovrare. Ok, ho dovuto fare un taglio perché è veramente molto difficile aprirlo da seduto con questo tavolo, quindi ecco qua il nostro treppiede aperto. Comunque come vi ho detto dispone di una testa rotante veramente molto molto ben fatta, perché ha anche due piccole ampolline, due piccole bolle d'aria per poter vedere se è dritto il piano su cui stiamo lavorando. Inoltre è possibile ruotarlo, abbiamo anche comunque le tacche con i gradi scritti per poter essere sicuri che non si inclina di troppo o di troppo poco. Inoltre la cosa che vi mostravo veramente molto interessante è che una delle tre gambe del treppiede non ha una sorta di gomma piuma intorno. Questo perché può essere svitata, basta girarla su se stessa e facendo così, svitandola, diventerà praticamente un monopiede, ovvero un altro stabilizzatore, un altro tipo di stabilizzatore per telefono, per fotocamera, che potremo utilizzare in altre occasioni. Come vedete anche questa può essere allungata come il resto dell'altro. Che dire ragazzi, alla fine questi qua erano i prodotti, sono abbastanza e molti mi hanno chiesto dopo l'altro video, ovvero quello lì
100€ d'unboxing, di portarne un altro del genere, che duri abbastanza. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto, aspettate che lo rimonto perché poi lo devo andare a montare in camera, perché il treppiede che utilizzo adesso andrà ad essere sostituito con questo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace, una bella iscrizione, poi vedrò se lasciare una specie di backstage alla fine del video, ma non ne sono sicuro. I vincitori del contest dei grafici sono stati estratti, più che altro vedete le copertine di questo nuovo canale, cioè di questo canale nuova, esatto. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, una bella iscrizione, niente ragazzi, Diego tutto, ci alla prossima, ciao belli! When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was forever.